Yes, new record system in it. Oggi ho deciso di fare una cooking class di cucina Thai. Sei certificata, quindi puoi. Ho visto se è proprio dietro l'angolo. Marmellata al mango. Io prendo e me lo porto via. Pranzo in riva al mare. Arriva il grande annuncio. Per farvi vivere a pieno questo paese. C'è chi solitamente i vecchi guardano i cantieri e oggi guardano Jimmy che monta la ruota. Adoro. Vai, ha fatto un buon lavoro? Ah, ha fatto buono. Servizio camera. Siamo al nostro penultimo room tour, siamo arrivati a Koh Phang Nam e siamo all'Hotel Explorer. Adults only significa no bambini. E la stanza è super moderna, è un hotel che è stato praticamente appena ristrutturato e guardavamo prima un video che è stato ristrutturato in base anche insieme ai locals. Infatti ci sono tantissimi dipinti che richiamano Koh Phang Nam e le isole. Questa è la stanza, bagno con doccia gigante. La doccia qui in Thailandia, le docce sono sopra, cioè sono giganti, è grandissima. Ma soprattutto siamo proprio davanti al mare e qui la sera tramonta il sole. Terrazzo con vista, c'è anche l'infinity pool, che meraviglia. E guarda che acqua, io non vedo l'ora di andarmi a tuffare. Guarda come nuota lui, beato. Questa calma piatta. Tra poco sarai te. Sì. Abbiamo anche delle attività organizzate perché stiamo qui lavorando insieme a loro e abbiamo organizzato l'ice bath, che scopriremo di che cosa si tratta perché non lo so, però nonostante il mio raffreddore, ragazzi, mi sono presa il raffreddore qui in Thailandia, perché voi non avete idea di a che temperature mettono le aree condizionate. Comunque faremo l'ice bath in spiaggia e poi domani una cooking class. Per ora adesso ci rilassiamo, andiamo a pranzo e poi vediamo di che cos'è questo ice bath. E pranzo in riva al mare, meraviglioso, nel ristorante qua accanto a bordo piscina, bellissimo. E abbiamo scrambled tofu, Greek salad, io sono andata molto veg e un po' mediterraneo, invece Jimmy ha preso dal menù thailandese, abbiamo il pollo con i cashews. Qui in Thailandia sono famosissimi gli ice bath, quindi bagni nel ghiaccio. Sono pronta, si fa. È una cosa che prevede tanta meditazione, concentrazione, quindi sono super super curiosa. Mia guida che mi insegnerà e te lo chiedo. Che bella vista! E poi c'è lei qui a farsi un bel bagnetto fresco. Come va? Dai, sei a 9 minuti. Il record è 15, quindi io credo in te. Sì, anch'io. Ce la puoi fare. How long time? Already 16 minutes now. 16 minutes. Record. Sei un record. Is this the record? Yes, new record. New record. 16 minutes. I'm competitive. Yes, it's okay. Slowly. Just breathe in, breathe out. Ok, vai, vai. Slowly. Yeah, very good. That's good. Il ghiaccio in testa. Yeah. Vai, grande Jimmy. Yeah. Grande. Oggi sulla spiaggia abbiamo conosciuto Lynn, che è una fotografa, e ci ha chiesto se volevamo fare degli scatti insieme, quindi noi abbiamo detto, well, why not? Quindi siamo tutti preparati, vestiti, io ho messo su glowing, come sbrilluccico. Oggi anch'io sto davanti alla fotocamera. Oggi tu davanti, sì. Jimmy è un po' in sbatta, mi fa, dammi tu qualche consiglio su cosa fare, io non so.
Hey guy. Fate il panza a lui. Jimmy. Che colori questa sera. E colazione sia, aspettiamo Jimmy, stesso tavolo, stessa gioia di sempre. Eccolo, ha preparato l'avocado toast. Ci siamo, colazione time. Yay. Jimmy l'assaggiatore. Ora si testano queste quattro marmellatine. Questa è fragole? Ok, la prima è buonissima. Cocco. Sì, io l'ho già assaggiata, buonissima. Ma tu non sei amante. Rivedibile, rivedibile. Tanto non è proprio marmellata. Banana. Cosa però la banana? Non sa troppo di, non sa troppo di banana, però. E ora lui, mango. No, vabbè. Me ne vado. Me ne vado ufficialmente. No, l'avevo assaggiato, è pazzesco. No, quello al mango è pazzesco. Qui a Koh Phangan abbiamo deciso di fermarci un attimo. Dopo molti giorni di viaggi, spostamenti, varie visite, tour, abbiamo detto gli ultimi due giorni prendiamoceli veramente di pausa. Non è successo neanche qua. Nonostante qui sia tutto comodissimo, spiaggia e bagnasciuga, noi abbiamo deciso di uscire in kayak e ci siamo addentrati fin oltre la punta e siamo tornati indietro contro vento. Ci divertiamo così, abbiamo portato il solito bottino di guerra, questa è tutta roba che abbiamo trovato in acqua. Oggi ho deciso di fare una cooking class di cucina thai perché io la adoro profondamente, è uno dei motivi per cui amo tornare qua, quindi oggi sono in compagnia dello chef che ha già preparato tutti gli ingredienti e oggi ne facciamo ben tre ricette. Che amore, bellissimo. Ah, iniziamo. Risultato dei nostri sforzi, cioè abbiamo il fried rice meraviglioso, il green curry e il pad thai. Qui c'è un giardino meraviglioso, praticamente tutte le stanze sono collegate da questo corridoio fatto di piante e fiori, è veramente bellissimo, c'è una cura pazzesca. Comunque, buongiorno, ho voluto fare questo giro per farvi un pochino vedere questa meravigliosa natura. Ora stiamo andando a colazione, è il nostro secondo giorno qui, perché oggi ci spostiamo a Koh Samui, da dove poi ci sposteremo per andare a Bangkok e poi Milano. A me piace sempre fare gli spostamenti un giorno prima rispetto al volo effettivo, perché non si sa mai, l'imprevisto è sempre dietro l'angolo e non mi piace e non voglio rischiare di perdere voli. Quindi oggi colazione qua, ve la faccio vedere perché non ve l'avevo fatta vedere qui su YouTube ed è meraviglioso. Andiamo, andiamo, anche perché c'ho fame, ovviamente, come ogni colazione. Qui ci sono tutte queste pot con cose dentro, molto salato, molto tipico, ad esempio come non iniziare la mattina con un bella Greek curry chicken soup o del fried rice, queste sono le mie cene essenzialmente, vabbè c'è una mattina abbastanza vicino, stir fried vegetables, tutto tenuto al caldo, bellissimo, e poi c'è un pochino di internazionalità, pane, croissant e croissant al cioccolato, questo pane, vogliamo parlarne, questo pane con questo, avocado, uova fatte alla station, qui ci sono tutti i toppings, c'è anche salmone affumicato, c'è di tutto, e poi qua che è l'angolo healthy, dove ci sono cornflakes, cereali, muesli, anacardi, qui è la parte degli anacardi, eccetera, e poi tantissimi diversi tipi di
jam, marmellate, loro producono le fragole. Io sinceramente non me lo sarei mai aspettato che in Thailandia producessero le fragole. Ti spiego io. Marmellata al mango che... Ti spiego io quanto è buona questa. Io ho detto, secondo me ci buttano fuori all'hotel oggi, perché io prendo e me lo porto via così questo. Talmente buono. No, questa è veramente buonissima, quella al mango. E poi di particolare c'è anche quella al cocco, veramente figatissima, figatissima. Ci sono un sacco di cose tipiche come lo sticky rice e poi ragazzi guardate che figata, vediamo se c'è anche oggi. No, oggi forse no. Ieri c'era il chia pudding, cioè fatto con il latte di mandorla, adoro profondamente. E ovviamente tantissima frutta, quest'ananas era buonissima. Il pomelo, yay. Are you ready? Let's go. Hello, ci siamo, è l'ultimo, lo nuovo promettiamo. Room tour. Nuovo room tour ormai. Ci siamo vedi che salottino. Questo è meraviglioso, questo è proprio un mini appartamento. Potrei vivere qui? Sì, molto volentieri. Hanno dato, esatto, guarda la meraviglia, questa frutta. È scomposta. Che meraviglia. Bellissimo. E poi questo con la mappina, c'è cioè un mango sticky rice, frutta. È una mappa, divertentissima, è una mappa di Koh Samui. Sì, sì, sì. Wow. Divertentissimo. Wow, poi posso dire. Solo un tavolo per posso dire, il pavimento è meraviglioso. Davvero. Ah, doppio terrazzino, c'è questo per stendere la roba e poi si va in camera. Siamo sempre all'Explorer, questa volta a Koh Samui. Ci siamo trasferiti da Koh Phang Nam, siamo rimasti praticamente nella stessa struttura, sono due. E qui siamo a Koh Samui. Ma che carino! E questo io non lo so, penso che sappiano della mia passione per le sculture di asciugamani, perché è meraviglioso. Poi carinissimi, welcome to Explorer. Questa è la stanza, tutta in legno. Anche questa è una struttura che deve essere stata ristrutturata brevissimo. C'è un'altra luce, non ti si vede. Ma infatti ora vieni, andiamo in bagno, perché come sempre chiaro. Il bagno è quello che dà tutto. E questo bagno è un po' particolare perché... Non ho capito. Guarda, vieni. Bagno, doccia, vasca, per non farci mancare nulla, ma poi profondissima, cioè lunghissima, ma soprattutto, cioè, posso dire, guarda, guarda, oh, l'armadiatura in bagno tutta specchi, adoro profondamente. Cabina armadio in bagno. Cabina armadio in bagno, con specchio gigante. Ah, effettivamente ottimizzazione degli spazi top, geniale. Ovviamente ci lascerò tutte le ditate e ovviamente la vista meravigliosa, guarda che bello, oddio, il nostro ultimo giorno qui. Che vista anche qua. Sì. Stupendo, e ora andiamo alla scoperta della struttura, che dici, andiamo a fare anche un bagnetto? Yes, let's go. Ma sembra bello, sono proprio curioso di vedere che... Sì, beh, quello di Koh Samui, questa spiaggia noi effettivamente l'abbiamo già, sì, già no, fatta, questa costa, questa costa già vista. Ciao. L'elefante. Vai. Ciao Dante l'elefante. Dante l'elefante. Dante l'elefante. Otino l'elefantino. Vabbè. Dante più carino, dai, Dante più no, da elefante. Ma dai, bell'appartamentino ci siamo fatti a Koh Samui. Sì. Eh? Sarebbe bello. Allora, chef, com'è ora, andata? Ora so tutto, ora cioè, ho 6 ricette, possiamo fare cene per il mondo. Oh, c'hai pure il coso, c'hai c'ho pure il dolce. C'ho dagli antipasti, le insalate, ho tutto. Hai tutto? Allora, dobbiamo solo trovare la location giusta. Quella c'è. Ah, per il ristorante. Il ristorante, ora, no, il loft, se ci si fa pure il ristorante è finita al loft. Vai, comunque i tavoli ci sono, la cucina... Abbiamo un ristorante Thai, esatto. Facciamo personal chef Thai. Vai. Ecco. Abbiamo anche... No, scusa, lo puoi fare, veramente. Puoi veramente fare... No, questo sono io, non si sa perché me l'hanno dato anche a me. Cioè, io ero lì che sudavo a registrare. Sei certificata, quindi puoi fare la personal... Certificata. La certificazione, no? Vai, mangiamo ora. Andiamo. Brava!
Buongiorno, ultima mattina, ancora prima di far colazione, quindi dedication qua, esatto. Anche perché il buffet poi sembra meraviglioso. Perché arriva il grande annuncio. L'annuncio è che è finalmente pronta la nostra prima guida di viaggio per la Thailandia. Esatto, in questa guida troverete l'itinerario dello scorso anno. Infatti, Bangkok, Krabi e Phuket. Ma soprattutto, oltre all'itinerario, troverete tutti quei consigli su come, dove e quando che... Sì, ma raga, consigli del tipo vai in quel punto, poi gira a destra, usa quest'app per raggiungere quel punto. La precisetti qui ci ha dato dentro di brutto. Beh, no, liberato. Diciamo che con questa guida l'obiettivo è che quando arriverete in Thailandia non sarete spaesati, potrete andare diretti nella direzione per prendere il mezzo giusto per la zona. Però l'idea è che comunque rimanga una traccia per voi e non un fai questo, esatto. Ma un queste sono le tue opzioni. I consigli devono essere saranno un riferimento, ma dovrete poi personalizzare a vostro piacimento tutto il viaggio. L'idea è quello proprio di farvi vivere a pieno questo paese di cui noi ci siamo completamente innamorati. Vivere. E noi speriamo che quanto prima possiate iniziare infatti a progettare il vostro viaggio in Thailandia. Quindi vi lasciamo tutti i link qua per poter scaricare e acquistare la guida. Ora si va a fare colazione e tenetevi forte perché ora vi si fa vedere che colazione c'è qui. Io c'ho il terrore, ve lo dico. È lì che tremo e fa la colazione qui. A buone colazioni in hotel ne ho fatte tante, ma quello che ho visto lì dentro fa paura, da quanto è bello. Andiamo.